Si respira un'aria medievale a Gerace, uno dei borghi considerato tra i più belli d'Italia. Calabria Ionica, da qui si gode un panorama bellissimo grazie alla passeggiata che costeggia le mura del borgo. La Porta del Sole, una delle più antiche, è tra i monumenti più gettonati, con l'affaccio unico sulla vallata sottostante e sul Mar Ionio. Considerato un baluardo bizantino dell'area metropolitana di Reggio Calabria, Gerace conserva quasi intatta la sua struttura medievale. Si dice che a Gerace siano state edificate ben 128 chiese. Solo alla fine del Settecento se ne contavano all'incirca 43, ma il terremoto devastante del 1783 fece scendere drasticamente il numero a 17. Oggi molte di queste sono state completamente abbandonate. Una delle più rappresentative è sicuramente la cattedrale dedicata all'Assunta. Quando i Normanni hanno costruito questa cattedrale, che era il simbolo della gloria, della forza, della potenza di questi nuovi conquistatori, hanno unito le due culture, quella orientale e quella occidentale. Le finestre sono 12, il simbolo degli apostoli, così come le colonne con i pilastri. È tutto un simbolo, il sole che entra da queste finestre, per esempio, segna il calendario delle feste fisse. La croce patriarcale che si trova nella prima vetrina del museo è una stauroteca, cioè la custodia della vera croce di Cristo. Questo è un dono che il patriarca di Gerusalemme, intorno al 1130, fece probabilmente al re Ruggero. Ricordiamo poi la chiesa di San Francesco in stile gotico, voluta nella metà del 1200 da re Carlo. Abbiamo un portale tipicamente arabo, decorato con decorazioni arabe, fitomorfe, all'interno, che è mononavato e di gusto gotico, ma di un gotico meridionale. Troviamo anche un altare barocco che è uno splendido esempio di tre espressioni barocche che si trovavano in quel periodo. Poi la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, riedificata dopo il terremoto del 1783 dalla Confraternita del Sacro Cuore, tuttora operante. La chiesa di Santa Caterina, di epoca normanna, e quella di San Giorgio Martire. A Gerace è possibile visitare il Museo Civico, il quale conserva la storia millenaria di questo borgo a partire dal Medioevo. Tra le bellezze da scoprire ci sono tante dimore nobiliari che si affacciano sulle piazze e sulle vie principali del borgo, caratterizzate da maestosi portali che hanno inciso lo stemma dei casati, ai quali appartengono, e da balconi panciuti che le rendono ancora più eleganti. Le piazze principali del borgo, costruite a regola d'arte, ognuna con una funzione peculiare, sono la Piazza del Tocco, ovvero l'antica sede del Parlamento, e ancora la Piazza Tribuna, che anticipa l'ingresso alla Curia Episcopale, sede del Vescovo e della Madre di tutte le chiese della diocesi. Un borgo che si lascia ammirare da mare, perfino il rintocco delle campane è vero e genuino grazie al campanaro che ogni giorno, da una lunga tradizione di famiglia, sale sul campanile e suona i rintocchi. L'accoglienza è massima, il cibo, con piatti locali, fanno riscoprire al palato quei sapori di una volta. Nulla vieta, anzi è consigliabile, direi quasi d'obbligo, assaggiare le granite in Piazza del Tocco, una prelibatezza, orgoglio anche questa di Gerace. Ci è voluto un po' di tempo, tanti anni di esperienza, però ho fatto muovere tutta l'Italia e pure all'estero. Quindi tanti stranieri vengono a Gerace? Da tutte le parti, ho fatto pure uscire le persone dall'autostrada prima che vanno in Sicilia e passano da me.